Grazie a Smart Tempo puoi fare una registrazione senza il click, senza metronomo. Sarà compito di Logic adattare il tempo del progetto al tempo di una registrazione o di un file audio importato. Oppure puoi mantenere il tempo del progetto e piegare la registrazione o il file audio ad adattarsi. Tieni presente che Smart Tempo si basa soprattutto sui transienti, quindi più saranno evidenti, più accurato sarà il risultato. Il comportamento di Smart Tempo può impostarlo a livello di progetto, scegliendo la modalità di Project Tempo dal display LCD. Clicca su Tempo al centro del display e scegli una delle opzioni disponibili dal menu a tendina. Nella modalità Keep, il tempo del progetto viene mantenuto fisso. Con Adapt, il tempo del progetto si adatta al tempo di una registrazione o di un file importato. Mentre con Auto sarà logica scegliere il comportamento del tempo. Vediamo in pratica gli effetti. Prendiamo un file MP3, ho qui casualmente sulla scrivania un file che fa al caso nostro, che possiamo usare per fare degli esempi pratici. Sonnata sfortunata è un brano tradizionale del Lazio, raccolto dalla ricercatrice Graziella Di Prospero negli anni 70. E arrangiato dalla banda Iorona, il gruppo in cui attualmente suono anche io. Ma questo è un brano registrato prima che il gruppo cominciasse a sperimentare le contaminazioni elettroniche. È un brano folk registrato nel 2011, con strumenti acustici e naturalmente senza il click. Quindi il tempo è giustamente irregolare, caratteristica che nel folk è una delle spezie essenziali. Quindi imposto il Project Tempo su Adapt. Ecco, possiamo vedere che si è aperta la Global Track Tempo e importiamo il file audio, trascinandolo nella traccia o facendo doppio clic. Il file viene analizzato e alla fine un pop-up mi chiede se voglio aprire Smart Tempo Editor. Ebbene sì, lo apriamo. Guarda come al tempo del progetto sono state apportate tutte le modifiche di tempo. Nell'editor puoi vedere il frutto dell'analisi con l'individuazione di tutti i transienti e il posizionamento dei beat markers. Nel display poi ci sono altre informazioni rilevate dalla traccia, per esempio il tempo. Se muovo la playhead posso vedere come varia il tempo. Adesso ascoltiamo il brano per verificare se effettivamente il metronomo segue il file audio. Come vedi adesso sono perfettamente allineati, ma comunque nell'editor posso intervenire per correggere eventuali errori. Soprattutto della coincidenza delle misure col downbeat, il battere, o altre imprecisioni, correzioni che saranno automaticamente riportate anche nel project. Per esempio allineo questo transiente al downbeat, ecco si è spostata la traccia del tempo, si è corretta in tempo reale. Annullo ora queste modifiche, così vediamo un secondo caso. Imposto il project tempo su Keep, e importo nuovamente il file audio. Ascoltiamo. Ebbene, in effetti ora il project e il brano camminano ognuno per la propria strada. Ma a questo punto possiamo procedere così. Intanto con la regione selezionata è aperto l'editor. Clicchiamo su Analyze, così Smart Tempo fa il suo lavoro di analisi del tempo e dell'individuazione dei transienti. Ora da Smart Tempo Editor posso anche accendere il metronomo, ascoltare l'anteprima del lavoro fatto. Fare le correzioni del caso.
Ma se mando in play il project, puoi sentire che il click non è ancora allineato. Vado allora sul menu Edit dell'editor e seleziono Apply Region Tempo to Project Tempo. Apply. Ed ecco che siamo giunti allo stesso risultato. Tutto questo vale anche in registrazione, sia audio che MIDI. Fin qui hai visto come il tempo del progetto si adatta al file audio, ma è possibile anche invertire i ruoli. Così possiamo, per esempio, rendere uniforme il tempo di tutta la traccia. Riparto allora dal mio file con il tempo variabile. Impostiamo su Adapt. Così, importandolo, allineiamo il tempo del progetto a quello del brano intanto. Ora con la regione selezionata apriamo l'inspector. Qui c'è un parametro Flex and Follow che serve a definire come il tempo della regione deve interagire con la modalità di Smart Tempo impostata per il progetto. Qui puoi scegliere quattro modalità di Flex and Follow dal menu a tendine dell'inspector. Su Off Flex non è abilitato e la regione non segue le modifiche al tempo del progetto. Mentre se impostiamo su On, viene abilitato Flex per la regione e quindi seguirà le modifiche al tempo del progetto. Poi ci sono le variazioni di On, On più Align Bars, in cui Flex è abilitato e l'allineamento con il tempo del progetto avviene a livello di misure, le bar appunto. Poi abbiamo Beats, On più Align Bars and Beats, in cui Flex è abilitato e l'allineamento con il tempo del progetto avviene anche a livello di battute, di beat. Impostiamo ora Flex su On per fare in modo che le modifiche al tempo del progetto saranno riportate anche alla regione. E per finire, per provare questa caratteristica, ora farò una cosa sacrilega, quello che con un brano di questo genere proprio non si fa. Stirare tutta la traccia ad un unico BPM. Lo faccio solo per scopi didattici, ma ci sono altri casi in cui questa operazione ha più senso. Dalla Global Track impostiamo un nuovo set di tempo. Possiamo anche dargli un nome. Ed ecco che il tempo adesso è impostato tutto su 120 BPM. Così ho forzato la traccia a suonare su un tempo regolare. Ora se cambio il tempo del project, il brano continuerà a mantenersi allineato al click. Smart Tempo è una funzione molto interessante, introdotta nella versione 10.4 di Logic Pro, inizialmente solo per le regioni audio, ma poi estesa anche al MIDI. All'inizio questo argomento può risultare un po' ostico, ma come sempre basta solo un po' di pratica, e manipolare i tempi variabili diventerà facile come bere un bicchiere d'acqua. Il tema è tutt'altro che esaurito, ma come per gli altri di questa prima stagione Basic, in futuro avremo modo di approfondirlo. Dai, è forte!